Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, unico video sui mondiali per oggi, non è un video positivo per i colori bianconeri, diciamo che non è proprio la giornata migliore per la Juve. È giunta notizia che alle ragazze della primavera femminile mancherà tutta la difesa praticamente per infortunio nella finale di sabato contro il Pink Bari, quindi la vedo veramente malissimo quella partita lì. Credo che Pink Bari possa tranquillamente vincere alla grande il campionato, perché ha sei titolari pure che giocavano titolari in Serie A, quindi. E oltre a questo, cioè, devo dire che sia la Colombia che la Polonia perdono, quindi sia Cuadrado che Szczęsny. Tra l'altro, possiamo dire che soprattutto nella storia di Cuadrado, ragazzi, veramente l'allenatore. Allora, Cuadrado paga un'ingenuità incredibile di Sanchez, ma era l'unico proprio che non andava mai tolto, perché proprio Cuadrado è quello l'unico che ti crea superiorità numerica in fase offensiva, sempre. Bah, quindi assolutamente, proprio. Vabbè, comunque la Colombia perde 2-1. È chiaro che quando la Colombia si è trovata al quarto minuto in 10 sotto di un gol, quindi era riuscito anche a pareggiarlo, solo che poi il Giappone a lungo andare, l'uomo in più, ha fatto la differenza. E mentre invece la Polonia si è fatta male da sola. La Polonia ha perso contro un Senegal che sicuramente ha una buona organizzazione di gioco, buona fisicità, ma non è niente di mostruoso. Solo che quando poi fai le cavolate come l'autogol di Čonek e soprattutto il secondo gol, che lì è da prendere il difensore. Fagli vedere le basi, perché non puoi farti scappare l'uomo così, lasciare quella palla lì così. Chiaro che sul 2-0 è diventato difficile. Nonostante tutto, è riuscito a segnare il 2-1 e riaprire la partita e rischiare anche di pareggiarla. Questo vuol dire proprio che la Polonia l'ha proprio buttata via. È assolutamente, completamente buttata via. E dunque, sia la Colombia che la Polonia si complicano le cose, e in quel gruppo lì adesso c'è la sorpresa, perché la sorpresa è vedere Giappone e Senegal in testa quando sembravano le vittime sacrificali di appunto Polonia e Colombia. E invece il calcio è strano. Con questo non voglio dire che, cioè, magari il prossimo turno cambia tutto e sono di nuovo tutte e 3 punti, quindi non è assolutamente nulla scritto, nulla deciso, però chiaramente diciamo che tutte le big o pseudo big sono partite male. Anche chi ha vinto a fatica, non c'è stata nessuna vittoria roboante, forse solo il Belgio, toh. Però c'è da dire che il Belgio ha giocato con Panama, che è una squadra che veramente camminava in campo. E quindi adesso staremo a vedere. Stasera inizia la seconda giornata, non farò il video perché probabilmente non riuscirò neanche a vederla, anche perché se riuscirò a vedere vedrò l'Under 16 della Juve, e quindi non farò video del post Russia-Egitto. Credo che sarà una partita interessante perché potrebbe essere l'ultima dell'Egitto, l'Egitto non può più sbagliare. E dunque, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video e vi do appuntamento con i prossimi video dei mondiali. Ciao!